con tanto campo davanti, è stato molto bravo Badeli a leggere questa situazione, un Genoa che comunque a centrocampo è collaudatissimo perché con Malinowski, con Frendrup che è stato uno dei migliori l'anno scorso, Messias di solito giocava dove gioca Malinowski, oggi per necessità è arrivato Pinamonti dal mercato, però non è nemmeno tra i convocati, quindi è arrivato solo ieri. Vitigna e Messias sono quasi una coppia obbligata, poi ci sono dei ragazzi in panchina in quel reparto dove il Genoa oggi è corto, mentre l'Inter, attenzione però ora al Genoa, il lancio lungo in avanti, pericolo, Sommer deve uscire Mamma molto mia, bene, ragazzi. esce il portiere dell'Inter a sventare questo pericolo, difesa dell'Inter alta, ma non è scattato il fuorigioco, un lancio dalle retrovie per Vitigna che arriva dal Marsiglia, riscattato completamente dalla squadra di Gilardino e qua Sommer Vitigna, chi Possiamo dire arrivava che poteva prima? fare meglio Vitigna, che mi sembra si sia un Sì, po' decisamente. addormentato. Eh? È stato bravo anche Sommer, poi lì un po' di Poteva caratteristiche. Cioè, aprire secondo e me Lautaro è uno rientrare. che entrava lì. Sì, o Sì, forse Thuram, c'è cioè uno cioè, veloce. comunque, a provare ad anticipare il portiere, secondo me un minimo Ma di lo margine doveva ce l'aveva. scartare il Però anche portiere. Sommer è stato un po' indeciso, eh? E no, Si è non voleva fare fermato. fallo. No, no, dico, si è fermato e poi. E no, perché secondo me Sommer non se l'aspettava che sbagliasse una cosa elementare Sì, così. però non è uscito subito. Poi Si è ti posso dire, sul fermato e fuorigioco poi. vorrei anche rivederlo, Sì, perché infatti, cioè, se secondo me hanno può sbagliato essere. hanno fatto un Può errore darsi, grossolano. certo. Questo è il classico sbaglio, secondo me, da ansia. Si è trovato lì davanti e si è un po', diciamo, Però imbrogliato nemmeno i lui tempi. sapeva Potrebbe cosa essere fare. fuorigioco, secondo me. Potrebbe, però, Potrebbe. sai, giustamente nel dubbio lasciano correre, poi in Certo. caso di gol si sarebbe andato a controllare. Però questa è un'occasione abbastanza grossa. Sommer, secondo me, non è andato cioè, non è andato con cattiveria perché là rischi di fare il rigore, calcio di Michele, sei rigore. d'accordo con me che anche nel precampionato abbiamo avuto questi buchi in difesa? Qualcosina Eh? sì, però nel precampionato Anche il non si è gol che quasi abbiamo mai preso a vista la Monza, il difesa. primo gol. Ha fermato l'azione l'arbitro, aveva la palla del Non si è Genoa. quasi mai vista la difesa Incredibile, guarda cosa titolare. succede. Però questi lanci a Però tagliare. La palla è il Genoa, eh sì, ho quando colpisce la capito. faccia deve fermare. Sì. Però. Ah, Ma insomma. vediamo, vediamo. Era buono. Regolare. Regolare, Lo teneva in regolare. gioco Darmian. Sì, si è Ragazzi, è stato bravo incartato però Sommer. Perso il proprio. passo. Allora, Vitigna. Qui non doveva farla rimbalzare sta palla, Esatto. doveva andare Subito, dritto. pallonetto era fatta. Cioè, No, Vitigna forse pallonetto, non doveva avrebbe andare via. segnato, ma No, avrebbe doveva messo in grande difficoltà scartarlo. Sommer perché lì rischiava il Certo. fallo. Invece Vitigna ha voluto aspettare che la palla Allora, scendesse a terra. capisco però la rimostranza adesso di Furio che dice i tifosi del Genoa si sono arrabbiati perché il giocatore del Genoa stava andando verso la porta. Effettivamente lì è sempre il solito dubbio, quando ti Però prendono in faccia l'arbitro adesso Acerbi su. adesso Acerbi, Sì, no, ma però col qua. giocatore del Genoa che stava partendo e stava Attenzione. andando. Oh, Attenzione, il traversa. Genoa, il tiro, il gol! Il gol del Genoa con Vogliacco, palla che viene scodellata dalla tre Vogliacco, quarti. Sembrava un tiro innocuo. Sommer Mihailovic la lascia, non ha so se perché scodato stava andando alta sulla traversa. Prende l'arbitro. la È quello che ha traversa. scodato l'arbitro. Sommer non la prende, il rimbalzo sulla traversa favorisce il più lesto che è Vogliacco, che a porta praticamente libera, la mette dentro. Arriva il vantaggio del Genoa. Opera di Sommer. Doccia gelata sui campioni d'Italia, il gol di Vogliacco a sbloccare la partita, Genoa 1-Inter Il 0. primo gol del campionato è di Vogliacco, il secondo invece arriva immediatamente da Parma. Parma 1, Fiorentina 0, grandissimo gol dal limite dell'area. Tra un attimo il nome del marcatore con Mann che segna di sinistro a giro, un grandissimo gol. Ma la notizia invece è l'Inter che è sotto. Qui non so se Papera. Sommer poteva fare No, è qualcosa la di più, ma papera. sicuramente Ma l'ha presa. la Doveva. difesa No, doveva essere più reattiva. ma qua Perché deve. Sommer alza le No. mani e la palla gli finisce La devi sulla mettere su. traversa, ma poi il resto della difesa dorme. Vogliacco addirittura di suola praticamente va a mettere la palla in rete. Il primo gol della Serie A porta la firma di Vogliacco. È Genoa 1-Inter 0, risultato assolutamente a sorpresa. Allora Bellissimo invece il gol di Mann, che dal limite dell'area di rigore controlla di sinistro e va a mettere a giro la palla sul secondo palo, dove Terracciano non può mai arrivare. Vantaggio praticamente in contemporanea, Genoa 1-Inter 0, Parma 1-Fiorentina 0. Tra l'altro è tutto previsto dall'oracolo, 1-0 Assolutamente. E si va vantaggio verso il posso 2-1. dire una cosa, ragazzi? Questo è l'errore del portiere, però. Errore clamoroso del Sì. portiere, ma anche Perché, della difesa no, che non ti è spiego pronta. subito perché. Clamoroso addirittura Sì, di sì, Sommer, sì, dite. sì. E no, Anche però perché è entrato ragazzi, in porta. Ragazzi, Sommer non poteva no, bloccarla perché c'era lì la devi traversa. andare, no, lì devi smanacciarla sopra la traversa, non puoi andare, anche se la prendi, la palla va giù, va verso l'avversario. Allora, però Tu la scusate, devi ricostruiamo smanacciare un po' dietro bene questa perché era una palla, scusami. ││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 
abbiamo detto da destra, la palla in mezzo, primo errore, Bani di testa va bene, su tutti. Okay, ma dopo... Sommer non si capisce se come la calcola, perché va dentro neanche la, porta. La prende, va sulla traversa. Ma lui va dentro la porta. E lui va dentro la porta. Esatto. Quindi non può più nemmeno poi Bravo, essere primo. Non può più respingerla. Oh, quindi poi Bissek arriva in ritardo su Vogliacco, altro errore. Sì. Però l'errore di Sommer secondo me è il più grave. Io ho idea che però la difesa sia rimasta ingannata dall'atteggiamento di Sommer. Sì. Cioè vedono Sommer con le esatto, braccia alzate. Bravo. Lì non è una parata, la prendo o la smanaccia. Certo. Tutto si aspettano fuorché la traversa che va a inficiare il gesto di Sommer, colpevole effettivamente sì. Per quanto gravemente riguarda questo primo gol sì, certo. E Vogliacco è il più lesto di tutti a capire quello che sta succedendo. Intanto Kulimbrek. Marassi per il caldo, per far bere un po' d'acqua ai giocatori. Girardino che chiama a sé i suoi giocatori. Genoa che non si era praticamente quasi mai reso pericoloso se non quell'azione di Vitigna. Sì, eccolo qua. Qui stiamo vedendo il replay. Chi era? Guarda. Lautaro Martinez che si perde. La prende Sommer e se la lascia sfuggire. Sì, cioè, diciamo che sì, la prende ma gliela ruba anche un po' la traversa. Sì. Cioè, no, ma lui arriva prima della traversa. Sì, però lui secondo me non si aspetta di trovarsi la traversa sopra la sua testa. Allora smanacci, è una papera clamorosa. Lì devi andare a smanacciarla sopra la traversa, appunto, non c'è altra spiegazione. No, però lui aveva battezzato il fatto di prendere la palla con le mani. Ma non la puoi mai prendere quella però palla. Però poi, come dice giustamente Francesco, non immaginava di essere probabilmente così vicino alla traversa. Ma tu, toccando la traversa, la palla. Ma tu non ti devi immaginare. A 36 anni stai giocando in Serie A. Ma più che altro con un passo avanti la prendi facile. Bravo. O la smanacci, esatto. A parte che forse la prendeva anche in presa. Però diciamo anche brava. Che Sommer, il punto debole di Sommer, che ho detto prima, i clean sheet, record, eccetera, sono proprio le uscite. Lui sulle uscite pecca un po'. Beh, sempre. Non è altissimo. Ma lui, questa non è neanche altissimo. Tecnicamente un'uscita. Sì, questa non è neanche, però è una presa alta. Forse, presa come alta. Diceva Thomas, era meglio smanacciarla in angolo e buonanotte. Certo, buonanotte. Se non sei sicuro, fai quel gesto. E poi, lì. Però, diciamo che Bissek non è autorizzato ad addormentarsi, visto che il portiere fa la papera. Perché Vogliacco si può addormentare, invece Vogliacco è sveglio. Sì. Mentre Bissek non è reattivo. Che poi Vogliacco è arrivato dalla difesa, dietro, ha fatto una bella corsa. Bani e Vogliacco, il gol è stato coadiuvato da due difensori. Sì, sì. Intanto stiamo rivedendo anche il replay del gol del vantaggio del Parma, gol, molto che... molto bello. È quello di Mana, è molto bello, gol, bello bravo. Con il difensore della Fiorentina, mi sembra fosse Mandragora, che si fa anticipare da un giocatore del Parma, palla poi a Mana che controlla di suona di sinistra ed è molto molto bravo a piazzarla. Bravo, un metro dentro ragazzo, il limite dell'area a cercare il palo lontano, un giocatore sicuramente di grande prospettiva, ha fatto molto bene a Parma anche l'anno scorso e adesso è lui che mette a segno il primo gol dal rientro e dal ritorno in Serie A del Parma, vantaggio Parma 1-0 sulla Fiorentina, ma ovviamente la notizia è lo svantaggio dei campioni d'Italia a metà del primo tempo, adesso chiaramente c'è tutto il tempo per rimediare. Sì, anche il Parma è una notizia, soprattutto da neopromossa. Sì, da neopromossa certamente. Francesco, sì. Soprattutto sono 23 minuti, l'Inter aveva dominato. Sì, è vero. Quindi... Però hai rischiato, questa era la terza occasione. Sì, però voglio dire, il pallino del gioco l'ha sempre tenuto l'Inter. Poi quello che dicevo a Michele, che ho visto nelle partite di allenamento, di preparazione, certi buchi là dietro. Anche lui giustamente dice no, non era la difesa titolare, fa niente, però tu ti alleni con quel gruppo. E quindi... traversa del Parma, che occasione ancora, Parma vicino al raddoppio, tiro a botta sicura, ancora. È un Parma che sta mettendo in grandissima difficoltà la Fiorentina, traversa, adesso vi dico anche il nome del giocatore che è andato a colpire a botta sicura, traversa, riga, ma non gol evidentemente. Da più o meno dal dischetto del rigore. Porca il miseria. Grandissimo destro e palla che va a incocciare proprio sulla traversa. Parma vicinissimo al 2-0. Anche qui un'altra squadra. E altra parata di Terracciano. Poi sulla, sì, terra, sul proseguo dell'azione riesce a deviare in calcio d'angolo. Un Parma che sta legittimando il vantaggio trovato con Mann. Ma adesso assolutamente... serve la reazione dell'Inter, Michele. Dai, reazione dai, Inter. Dell'Inter, vediamo se arriva con Bissek che la fa girare per Acerbi, ancora di più di prima. Ovviamente adesso il Genoa è chiuso all'indietro nella sua metà campo, ci sta. Tra l'altro l'Inter l'anno scorso, prima di Capodanno, fece 1-1 su questo campo e i due precedenti di Inzaghi sono 1-1 e 0-0 in casa del Genoa, il terzo anno non c'era il Genoa in Serie A. Quindi vediamo di sfatare questa...
cattiva tradizione, ma l'Inter deve reagire subito perché ora è addirittura sotto di un gol sul campo del Genoa, che recupera palla molto compatta, adesso ovviamente prende anche coraggio, può ripartire ma lo fa con calma, con grande tranquillità, va dal portiere, torna da Gollini, fa girare palla, Gollini che allarga per l'autore del gol, Vogliacco che torna proprio da Gollini, stavolta partenza dal basso, fatta cioè, anche molto bene dal Genoa, che esce negli spazi con l'Inter che deve recuperare le posizioni, vediamo se ce la fa. Ora c'è Vitigna che aiuta molto all'indietro e quindi con Messias e un Genoa che anche l'anno scorso abbiamo visto sempre compatto, aggressivo, è stata una delle rivelazioni del campionato, se pensiamo che era una neopromossa, si vuole confermare in questa stagione e ancora di più l'impresa è farlo senza Gudmundsson e Retegui che tanto bene hanno fatto. 75-25 il possesso palla per l'Inter, che però ora è quello che classicamente si può definire possesso palla sterile, perché non ha portato a grandissime occasioni, a parte una, la parata di Gollini che poi Mkhitaryan ha ripreso mettendola in mezzo, ma De Winter ha spazzato via. Genoa che ora riparte, Inter forse un po' frastornata da questo primo schiaffone, ma bisogna subito, ripeto, reagire. Genoa che però ha la palla, 28esimo minuto di gioco, 1-0, il gol di Vogliacco al 20esimo, un tap-in facile facile, ma è stato bravo nel movimento il giovane difensore del Genoa, che ora imposta da destra, alza la testa e se l'Inter non pressa il Genoa dice va bene, noi teniamo la palla tranquillamente. Ora vede anche Messias tra le linee solo, Vogliacco e lo serve, allarga per Vitigna a destra, ancora Vitigna, il numero 9, gli piace sempre tornare all'indietro, giustamente vince, fa il suo gioco. Allora il Genoa torna dai difensori con Bani. Ripeto, l'Inter è un po' stordita in questo momento, Michele, perché sta lasciando il possesso al Genoa. La bruttissima copia di Di Marco, mi sembra, no? Sì, ma ultimamente sta giocando così Vogliacco, Di Marco. Vogliacco viaggia, sembra pendolino nel vero senso. No, Vogliacco, dalla nazionale che non Vogliacco, mi piace Di Marco. Vogliacco ha fatto un gol Vigliacco. No, Vigliacco era lì. Non, però... si è curato dello scontro accidentale tra Sommer e la traversa. No, beh, sto scherzando. Mamma mia, che attenzione a Sommer che rischia tanto. Mia. Qua un rasoterra che per poco non serve ai giocatori del Genoa. Ora Lautaro subisce fallo e interviene l'arbitro a fischiare la punizione a favore dell'Inter. L'arbitro, ricordo, è Feliciani. Ripartono quindi i nerazzurri con Bissek. Nerazzurri oggi in maglia bianca, lo ripeto ancora con Barella che subisce fallo. Ma magari arriva un po' la sveglia per i ragazzi, perché qua dobbiamo iniziare a giocare per bene. Ancora Mkhitaryan che allarga a destra per Darmian, siamo quasi sul fondo, torna indietro Barella, il cross è buono, Thuram di Tikus, gol, che gol ragazzi, di Marcus Thuram, e come canta Simone Barbato, uno dei miei canti preferiti alla francese. Marcus Thuram, Marcus Thuram, Marcus Thuram. Che gol, ragazzi! Marcus Thuram, Marcus Thuram, Marcus Thuram, Marcus. Che gol! Grandissimo gol di Marcus Thuram che sale in cielo altissimo a superare il difensore, il diretto marcatore che si addormenta letteralmente, si fa anticipare secco, ma bravissimo, veramente bravissimo Marcus Thuram che trova in girata di testa un grandissimo gol. 1-1, l'Inter la rimette a posto dopo la sofferenza post gol del Genoa e al 31esimo trova il pareggio meritato oggettivamente per quello che si è visto tutto fino ad ora. Programma. In questo momento invece tutto 33 di gioco al Tardini, Parma 1 Fiorentina 0, tre gol in questi primi tempi della prima giornata di Serie A. Per noi due minuti, linea alla regia, scusa, aspettiamo. Barella per Thuram, scusa Francesco, ancora il tiro di Thuram, la respinta di Gollini, per poco non arriva Barella o Di Marco. Bravo. Ancora un'azione dell'Inter, ancora con la velocità di Marcus Thuram che già con il Chelsea domenica scorsa aveva fatto vedere di avere il piede caldo, oggi si è riconfermato di testa, l'assist di Barella al 31esimo, Genoa-Inter 1-1.
L'Inter ha reagito, l'Inter si è risvegliata dopo la bambola iniziale per il gol del vantaggio del Genoa e adesso sta ricominciando a giocare da par suo, sta rimettendo nella propria area di rigore il Genoa in grande sofferenza, ha meritato il pareggio, bellissimo il gol di Thuram. Risposto Marcus Thuram, 1-0 invece tra Parma e Fiorentina, per ora decide il gol per gli uomini di Pecchia firmato da Mann. Allora, chi sale chi scende dell'Inter nel primo tempo, Michele? Allora, andiamo con gli app prima, dai, con gli app, sempre meglio partire dalle note positive, con Thuram che sicuramente rientra tra queste, non solo il gol, anche se il gol insomma incide tanto per il giudizio, perché ha fatto veramente una grandissima giocata, quindi 7 per Thuram. Poi mi è piaciuto anche Barella non solo per l'assist, lo dicevo tra i centrocampisti, quello forse più incisivo, quindi 6,5 per Barella. E poi anche un difensore, perché Acerbi è sempre, diciamo, quello più grintoso, quello che dà un po' più la sveglia, anche Bastoni non mi è dispiaciuto, però voglio premiare Acerbi perché parte sempre tra lo scetticismo generale e poi risponde sempre presente. Quindi 6,5 anche per Acerbi. Andiamo a vedere anche i down, perché purtroppo ci sono i down. Perché Sommer gli devo dare un brutto 4, perché questa è una classica papera, però oltre a essere un brutto episodio incide sul risultato. Quindi 4 per lui. Un anonimo, devo dire, purtroppo anche lui è un po' del partito degli Acerbi preziosissimi, per oggi non si è proprio visto. Darmian 5. Bravo. Anche lui, Duce Dumfries magari nel secondo tempo che può entrare, poi mi dispiace, ha fatto solo 10 giorni di preparazione, però da lui ci aspettiamo sempre almeno il cinismo sotto porta, non c'è stato, è proprio il ritardo di preparazione, Lautaro 5. Scusami, però... ma più che Darmian io direi di mettere Çalhanoğlu, perché Darmian secondo me porta la croce anche degli però Fulvio Çalhanoğlu, anche per esempio se ti ricordi quel tiro di poco fuori, infatti, dei palloni in mezzo, la squadra comunque gira intorno a lui, si ha sbagliato un paio di passaggi, vero, però è nel vivo del gioco, ho capito, ma e l'Inter sta 38, comunque avendo il pallino in mano. Darmian è uno che ha già Darmian dato non si è mai fritto, visto a destra hanno crossato Bissek o Barella. Darmian sì, un po' tatticamente faceva il compitino, ma solo quello. Sono d'accordo con te, avrei premiato Bissek, però quell'errore lì sul gol se l'è perso, ma infatti per me Bissek, perché sta giocando veramente una grande gara. Bissek è come al solito, 7 in attacco, 5 in difesa, spinge media molto, 6, e quindi non Michele entra spinge molto, è sempre lì davanti. Sì, quella sta la forza. Crescendo tanto. Sta crescendo, quest'anno credo che sia il suo anno, e se non fosse per quell'errore lì sul gol poteva prendere anche lui un bel 7. Però per farti perdonare dovevi fare qualcosa un gol in avanti. Certo, l'aveva quasi fatta. Sì. Ma faccio il perfido, è vero che siamo la prima di campionato, anzi a metà della prima di campionato. Ma non è che niente Sommer sente un po' la pressione di Martinez? Può essere, allora lui ha... Chiedo, Sì. La butto lì. Lui ha come obiettivo... È un tipo di duello che, voglio dire... Lui ha come obiettivo, Francesco, il mondiale dopo l'europeo. Ma mancano 2 anni. Mancano 2 anni. In patria c'è Kobel che spinge e tanti dicono che può prendergli il posto. Lui ha quest'anno di contratto, più c'è l'opzione per un altro. Quindi in teoria potrebbe rimanere all'Inter fino al mondiale. Certo. Il progetto Martinez è di diventare titolare in un anno, durante l'anno. Quindi secondo me però qua l'errore non è per la pressione... Perché ha fatto, per esempio, col Chelsea ha fatto dei miracoli domenica scorsa. È vero. Ma qua è proprio che la sua lacuna. Sommer è forte, in tranquillità, comandare la difesa, il gioco con i piedi, reattivo. Sulle uscite alte è proprio il tallone d'Achille. Però io dico, la criptonite sulle uscite. È vero, Michele. Allora, questa non è una uscita classica. Se tu sai che sei carente in quella situazione, perché non la smanacci quella palla? È andato troppo sicuro. Bravo, e non devi andare sicuro, perché sai che non la prenderai mai quella palla lì, la smanacci in calcio d'angolo, tutto qua. Sì, non era... Caro Barbato, posso recitare una cosa che ho scritto in questi giorni sulla cicoria? Sulla cicoria. C'è di mezzo una donna? No. Qui no. Visto che c'è anche questa bellissima scenografia azzurra. Sì. Forza. Pensavo cicoria. Allora, scusami, però mi avevi detto una cosa sull'Inter. Sì, ho scritto una poesia ispirata in una notte di passione. Infatti questa poesia come si intitola... Passione? No, è una cosa seria. No, non ho detto dubbio, però. Notte di passione, salza la cicoria nel tutto così nero, azzurri capolini vanno verso il cielo, l'agosto incandescente minaccia di infiammare come colli il mio cuore, o internazionale.
Sai, da sola non ti lascio mai, sì, ma sei le mie gioie e tutti i miei guai. Io amo l'Inter, Milano siamo solo noi. E so soltanto che un giorno allo stadio ci porterò mio figlio e a lui racconterò di Zanetti, di quel 22 maggio che gridai come un pazzo, sì, ad ogni gol. Inter siamo noi, Inter! Hai capito tutto, perché la giostraia tutto non molto te l'ha bene, data? Non ho capito per la cosa della cicoria. No, perché io non stavo lì, non ci arrivo. Perché cioè, i fiori di cicoria sono azzurri e si ergono proprio in questi giorni d'agosto verso il cielo nero. E si ergono! Tu hai capito? E si ergono! Quanti in questo studio sapevano che i fiori della cicoria erano azzurri? Cicoria selvatica. Selvatica. Ah, ecco. Okay. Io ero rimasto hai a capito? Cicoria tempestilli degli hai anni Ottanta. Hai capito Fulvio, perché la giostraia ha usato... Se n'è andata, hai capito? Ti ricordi Fulvio tempestilli della Roma? Pam! E per forza. Comunque c'è poco da gioiello perché siamo 1-1. E quindi attenzione, dopo magari dopo fine della partita rischi magari di prendere qualche melanzana, rischio di che l'oracolo genere anche oggi colpisca. Ma voi cambiereste subito i nerazzurri? Subito. Io tirerei tipo Dumfries. Sì, subito Dumfries e Taremi anche. E Taremi a posto di Lautaro. Però Taremi non so quanti minuti ha perché si è riaggregato martedì con il gruppo, viene anche lui da questo piccolo infortunio. Va bene, magari però Dumfries subito a posto di Darmian. Non lo vedo anche con Lautaro. Lautaro era senza voto, dai, scusa. Sì, sicuramente gli dai, è venuto a due giorni no, vabbè, ok, si presenta... non gli puoi dire niente. Appunto, non puoi dire io niente. Non l'avrei giudicato, piuttosto No, adesso si sta chiacchierando la... No, ma Gollini secondo me ha fatto un grande intervento, però il Lautaro vero la segna. Ma Lautaro vero non può essere uno però che... Però ok, Furio, i voti vanno giocato... dati... Ma quante dati partite base... ha giocato quest'anno? Questa è la prima. Lautaro, no, questa è la prima. Nell'anno solare. Ah, tutte. Quantità Furio, lui arriva sempre a 70 di i solito. I voti vanno dati per quello che abbiamo visto durante i 45 minuti. Non è una bocciatura. Non è che il voto al giocatore, io gli darei il pallone d'oro a Lautaro. Non è una bocciatura. Capisci, però secondo me si poteva mettere in evidenza. Io ti dico, io sono un vedovo di Çalhanoğlu, veramente sono ancora non incazzato di più per averlo regalato all'Inter proprio per una questione di, vabbè. È la prima partita da quando gioca nell'Inter che non lo vedo sufficiente. Sì, beh, rispetto ai livelli altissimi stiamo parlando di Çalhanoğlu, è ovvio che è un giocatore che in questo momento sta mancando. Beh, non è normale che Çalhanoğlu giochi così maluccio, ecco, mettiamola così. Detto questo, possiamo anche dire che è un 1-1 che sta particolarmente stretto all'Inter, sì, bisogna anche riconoscerlo, perché non dico che sia frutto del caso il vantaggio del Genoa, ma poco ci manca, cioè un episodio. Il Genoa ha fatto veramente poco. Ricordiamo due occasioni clamorose per l'Inter. Quella tripla, però ne contiamo una in quella tre. Triplo tentativo, errore del Genoa. E il tiro di Lautaro. Il tiro di Çalhanoğlu. Di Thuram all'inizio, quello che è rientrato e ha tirato, che Gollini che si è abbassato. Ah, no, è vero. Quello di Thuram, quello di Çalhanoğlu, che però è un po' più esterno, e poi l'occasione del non rigore. Quello di Marco. È dove però quella è un'occasione. Quindi sono almeno quattro. No, è il tiro di Lautaro anche che ha parato il tiro portiere. Di Lautaro, tiro di Marco. Sì. Cioè, sono quattro occasioni quattro e un gol. Il Genoa ha invece l'occasione di Vitigna a tu per tu con Sommer, che perde l'attimo. Quindi diciamo che ai punti l'Inter ha fatto di più, abbiamo visto anche il possesso palla che era 75-25 a fine primo tempo, è sceso 66-34, comunque un Inter che ha fatto la partita. Ho visto una statistica, mi è passata 3 tiri a 9, 3 del Genoa e 9 dell'Inter, questo dà un po' la misura insomma della superiorità. No, sì, sono 9 a 3, di cui nello specchio 5 a 3, poi fuori 3 a 0 però la devi chiudere nei primi 20 minuti. Sì, adesso, ma tu sai se Michele, riesci... anche lì su Vitigna, che ti ho detto che secondo me è stata un'uscita incerta, lì se gli fa il pallonetto lì è un'altra papera, perché non hai letto il tempo. Michele. Sì. Lì è uscito, poi si è fermato e a un certo punto se lui mette aveva la gamba paura di fare rigore gli fa il pallonetto e lì è un'altra paperona. Intanto si è ripreso già a Parma, come detto siamo qualche minuto in anticipo rispetto a Marassi, le squadre non sono ancora rientrate in campo, invece il secondo tempo al Tardini è già ripreso, si gioca da 35 secondi, 1-0 Parma. Beh, per dire due parole anche su questa partita, molto molto bene la squadra di Pecchia.
Bel primo tempo, bene. Il gol di Mann molto bello, un paio di parate vere da parte di Terracciano, una gran traversa del Parma, poteva essere anche un po' più abbondante il vantaggio rispetto all'1-0 di partenza. Adesso invece Ken, il portiere del Parma, Suzuki, va ad anticipare bene Moise Kean. La scorsa settimana è stato eliminato in maniera abbastanza clamorosa dalla Coppa Italia, sì, il Parma. Sì, è vero. E aveva dato quattro pappine all'Atalanta. E occhio perché c'è Parma-Milan settimana prossima. Trasferta tutt'altro che semplice, assolutamente, tutt'altro che semplice, una squadra che, insomma, se dovesse riuscire a portarla a casa. No, la settimana prima in amichevole aveva battuto 4-1 il Parma, l'Atalanta, sì, sempre a Parma, facendo una partita strepitosa. Sì, però se io sono per le partite ufficiali, sai, comunque la Coppa Italia, se vinci hai fatto il tuo, se la perdi, come succede sempre da noi, non è bello, insomma. Però insomma è un Parma che sta legittimamente vincendo in questo momento, Fiorentina che insomma davanti è un po' nebulosa, sì, col panic, insomma non stanno girando adesso particolarmente bene. Non vorrei Thomas per carità fare sempre il bastian contrario, però non puoi affidare un attacco di Serie A a Ken, nel senso che certo adesso hai preso Gudmundsson, però comunque alla prima di campionato dovevi presentarti in maniera più robusta. Lo stesso, tu guarda il Genoa, vedi la differenza fra i due allenatori, perché Messias e Vitigna forse probabilmente sono quello a quelli. Esatto, però ha sfruttato molto le retrovie. Mi sembra, io penso che Piec Palladino abbia usufruito molto dell'effetto Galliani, che ha fatto a diventare allenatori tantissimi. Certo. Lo stesso Ancelotti è arrivato al Milan, che veniva considerato un perdente di successo, e poi adesso non si ferma più. Intanto qui Kwame va a rischiare un giallo che probabilmente ci sarebbe anche stato, salta con il gomito decisamente aperto sulla faccia di un giocatore del Parma. Qui l'arbitro forse un po' lo grazia, perché insomma l'intervento è stato abbastanza pericoloso e ha messo un po' a rischio anche l'incolumità dell'avversario. Nulla di fatto, si riprende, nessun problema per il giocatore del Parma a terra, e adesso si riprende appunto con un calcio di punizione. Quando siamo arrivati già al quarto minuto nel corso del secondo tempo, invece Marassi, con tutta calma, l'Inter è ancora nel tunnel degli spogliatoi. Sì, intanto capire... Francesco, hanno chiesto a Bani in quelle interviste rapide, sì, tra primo e secondo tempo, cosa ha chiesto Gilardino, e Gilardino ha chiesto alla squadra di essere più precisa nelle ripartenze, cioè quello che stanno facendo è quello che hanno preparato, cioè stare compatti dietro. Quindi Gilardino gli ha chiesto di rimanere così compatti, ma essere più precisi quando ripartono, e soprattutto quando l'Inter arriva a ridosso dell'area di rigore, non lasciargli questi palloni facili, perché in due o tre occasioni un po' di distrazione dietro c'è stata, e quindi devono evitare quel tipo di situazioni. E ora va a puntare Vasquez, il messicano che è entrato nel secondo tempo, la cede a Barella, Barella che alza la testa, la fa girare per Taremi, dai Taremi, dai Mehdi, il principe di Persia che allarga per Dumfries, ancora a Dumfries, chi? Alza la testa, il cross sul secondo palo, arriva Carlos Augusto che però si fa anticipare, e allora la palla va in fallo laterale. Ora l'Inter attacca pieno organico, però lascia delle praterie a centrocampo, perché Frattesi non mantiene la posizione, attenzione Lautaro sul destro, al limite dell'area, sbaglia il capitano. La recupera perché Thorsby gliela restituisce, e allora Lautaro con intelligenza il cross respinge ancora il Genoa. Però posso dire che secondo me è stato coraggioso, ma anche è giusto, no? Fuori la scelta di Inzaghi, che deve vincerla, e quindi mette dentro tre attaccanti puri. Sì, però Lautaro mi sembra che comunque sia il trequartista, lo fa Lautaro, sì, Furio. Ma capito, però viene lui più dietro con Thuram, sì, ma e Taremi davanti. Se non è in forma, non può fare nemmeno. Ma vabbè, Lautaro la classe ce l'ha. La per classe, fare. Ma tu stesso l'hai spiegato. No, secondo me il problema è Frattesi, che va sempre, quindi rimane solo Barella. Sì, però Frattesi poi fa sempre gol, ogni volta. Adesso fa lo fa ancora, gol. Vedrai. Non, il pericolo dell'Inter, deve stare attenta a non scoprirsi in mezzo, perché Genoa ha messo Thorsby, quindi il Genoa ha tre centrocampisti veri. L'Inter in mezzo ce ne ha pochi, la difesa deve essere Frattesi. Frattesi e Barella, esatto, però Frattesi, ripeto, è più un attaccante aggiunto. Pollino di Taremi, quando volete. Poi ora c'è il mucchio selvaggio nell'area del Genoa. Attenzione, alza la testa Acerbi, il cross a chi? Dumfries, che vediamo se evita il fallo laterale. Dumfries la prende, no. Ma dai, ma che palla è questa qua? Troppo ragazzi, forte, dai. Troppo forte. 12 minuti così. E mezzo ancora di possibilità per l'Inter di ribaltare questa partita.
incombe lo spettro di questo maledettissimo 1-1 come l'anno scorso. Adesso non è che voglio perdere, perché è meglio 1-1 che perdere. Però cerchiamo di andare in aria, dare almeno un paio di palloni in questi 15 minuti a Taremi, la cosa saprà grave capitalizzarli. È che il Genoa non era certo il Genoa dell'anno scorso, anzi. Certo, è in una situazione veramente sulla carta precaria. Adesso invece giocano sicuramente non alla pari dell'Inter, ma l'Inter Il Genoa ci sta mettendo molto cuore, tecnicamente è molto sotto l'Inter, ovviamente, però in questo momento il Genoa sta reggendo bene. Vero è che l'Inter ha qualità e giocatori tali da poter vincere ogni momento. Nel secondo tempo c'è stato un gol annullato, cioè non è che l'Inter ha possesso palla, ma non è che sta facendo tantissimo. A livello di occasioni sono d'accordo, più nel primo che nel secondo tempo certo, l'Inter ne ha avute, questo indubitabilmente. Adesso Lautaro va a spendere un fallo anche figlio della stanchezza, secondo assolutamente. Me. Assolutamente, non è che ci vuole molto, non è che ci vuole da capire la scelta, cioè perché la logica avrebbe detto fuori Lautaro dentro Taremi. Tu mi dici sì, però devo vincere, quindi metto dentro tre giocatori. La speranza è che non ci sia problemi fisici per Calhanoglu, che abbiano fatto in qualche modo cambiare idea. Inzaghi scusa al Genoa, il tiro alto, svirgola completamente qui. Il neoentrato Sabelli a destra, quattro tiri oltre la traversa. Calhanoglu ti può risolvere la partita con un calcio di punizione, con un tiro da lontano, quindi secondo me c'è un po' di stanchezza. Sì, avevamo visto che non era stato brillante. Attenzione a Sommer, che oggi non è molto in giornata, mia, che infatti ragazzi fa un altro rinvio da dimenticare. Il tiro, Sommer che para. Ma io veramente oggi, dai. Sommer, cos'hai? Cosa sta facendo oggi questo qua? Col Chelsea è stato clamoroso in positivo. Oggi invece ha sbagliato tanto. Ripartiamo, riparte l'Inter. Con Bissek, attenzione, sulla destra. Avanza di Young Giant, dai ragazzo, numero 31, classe 2000, molto bene in questo precampionato. No, riparte il Genoa, mamma è un 2 contro 2, Bissek uno, è veloce, ma Vitigna ne ha di più. Attenzione, Messias è solo, viene servito troppo male da Vitigna, che evidentemente male. Non è più fresco, perché qua il Genoa ha sprecato, ma ancora la palla. Attenzione, da destra, il cross pericolo, Acerbi che spizza per Vitigna, che carica il destro, alto! Mamma che pericolo! Mia, aveva mirato l'angolo lontano Vitigna, il portoghese, dal Marsiglia, 16 milioni più 4 che Gilardino aveva sperato di vedere all'incrocio dei pali, e invece no, alti. L'errore più che questo, che qui onestamente era abbastanza difficile, è stato il passaggio di sinistro per Messias. Che lì se lo calibrava un pochino, larga. L'idea era giusta, cioè farla andare oltre l'ultimo difensore, però andava calibrato un po' meglio con Messias che arrivava in corsa, e a quel punto avrebbe avuto veramente una grande occasione per fare gol. Invece è stato un po' troppo lungo il suggerimento di Vitigna per il compagno. 81 di gioco, 9 più recupero, secondo me si andrà parecchio oltre il 90esimo, mentre invece siamo già all'86esimo a Parma, più recupero naturalmente ancora da segnalare, 1-1 tra Parma e Fiorentina. Al gol di Mann ha risposto Biraghi, gran punizione per il capitano della Viola, e 1-1 per il momento al Tardini. Palla, dai. 9 minuti, si soffre dal 17 di agosto, ragazzi, una stagione che potrebbe finire già il 13 caldo, luglio. Michele, dai. 11 mesi così, no. Però dai, vabbè, ci sta la stanchezza, il caldo, voglio dire, però bisogna concretizzare, c'è tutto il tempo per farlo, soprattutto l'uomo dei grandi finali, Davide Frattesi, che è entrato per questo, pure il principe di Persia, che l'anno scorso non c'era. Forza ragazzi, c'è Acerbi, 9 minuti ancora più recupero, e ci sarà il recupero perché c'è stato il cooling break, ci sono stati un po' di situazioni, il VAR sul fuorigioco, il gol annullato, quindi diciamo che almeno 4-5 minuti ci saranno anche in questo secondo tempo, quindi andremo lunghi, vediamo se Barella fa ripartire l'azione, la dà Sommer, Inter che vuole ragionare fino all'ultimo, vediamo se ci riesce con Lautaro in questa clamorosa posizione di numero 10. No, 10, vecchio stile, trequartista. Vediamo se riesce a sostituire anche Sanchez in quella posizione. Acerbi riparte per Bissek, c'è ancora un cambio per Inzaghi, vediamo se lo effettuerà. Di solito faccelo sì. Andare. Attenzione all'Inter ora con Frattesi che si inserisce. Frattesi per Thuram! Thuram! Il pallonetto! Fuori in gioco di nuovo, perché Frattesi aveva fatto qualcosa di bellissimo, impazzisce Inzaghi adesso, che peccato, vediamolo allora. Perché? Frattesi ha aspettato 3 ore per dargliela subito sta palla, dagliela subito, vogliamo cosa andare aspetti? Sempre in porta con la palla, cosa aspetta, o va in porta o non gliela dare più erano sta palla, erano 3 contro 1 qua, 3 contro 1, no,
Ma Frattesi ha aspettato troppo per darla a Turam. Vai dritto Turam. Tu allora, non gli dare la palla. Poi vai dritto in porta e calcia. Turam, colpo sotto, aveva scavalcato il portiere. Entra Pavard, ecco il quinto cambio, l'ho chiamato. Vediamo se esce Bissek, come di solito fa difensore per difensore in questo caso. Già 3-4-3, voglio dire, già sbilanciata la squadra. O 1-2 se vogliamo, perché c'è Lautaro, abbiamo detto, dietro Turam, che è caldissimo Turam. Anche Frattesi è entrato molto bene. Peccato solo che ha aspettato quel tanto di troppo, ma anche adesso il VAR veramente sta ancora controllando. No, ma è fuori gioco, ma mi sembrava oltre purtroppo. Però io dico, ti ha fatto il buco, vai dentro e calcia. Cosa gli dai la palla? Perché gliela passi? Prima partita da presidente, ecco Katrin Ralf. Prima partita da presidente per Marotta, perché è stato nominato il 4 giugno, il campionato è finito il 26 maggio. E qui stanno aspettando, perché Di Paolo evidentemente è meno chiara del previsto. Era sembrata netta, però sembrava netto, se stanno controllando così. Ma è netto, dai Francesco. Però a volte trae in inganno la velocità. Ma no, ma era davanti, dai. Quando però, tocca il pallone davanti, ragazzi, un pilone. Intanto è un minuto che il gioco è fermo e da Lissone indicazioni non ne sono arrivate, quindi occhio. Calma, perché dice Feliciani. Vediamo. Vado. È gol. Gol di Tigus! E allora ricominciamo con Marcus Turam. E l'1-2 nell'internazionale con l'uomo del match finora, ma lo sarà con ogni risultato. E ora va a sentire nel settore ospite gli interisti arrivati a Genova. Dice: vi voglio sentire più forte. Grande l'inserimento di Frattesi. Ci sembrava partito oltre, adesso ci faranno vedere le linee. Siamo curiosi, mi uccide Simone Barbato alle spalle. Lasciami ancora vivo, perché ci sono ancora dei minuti da commentare. Gol del numero 9. Thomas Fierro non si capacita di come possa essere stato dato il gol, ma noi ci dobbiamo fidare. Quando ci faranno vedere il fermo immagine vedremo di capire un po' meglio. A questo punto non riesco più a capire questo regolamento, non lo so. Ma il regolamento è fuori gioco. No, certo, ci sarà una linea, avranno tracciato la linea loro, però vederlo così mi sembrava fuori gioco. Ben così, meno non male. Non entra, versa in avanti, palla al centro, pericolo! Angolo. Palla. Cos'è? Rigore? Calcio di rigore? Rigore ha dato questo. No. Calcio di rigore per il Genoa, fallo su Torsby, attenzione, rivediamo, ma dove, dai? Cos'è? Bissek su Torsby, che neanche lo tocca. Vediamo adesso, perché non ci stanno tanto facendo rivedere. Tanto di indicazione, no, tu fai vedi cronaca. Sì. Lo ha dato o no? No, assolutamente no. Allora, 6 minuti di recupero. Finale tra Parma e Fiorentina, per cortesia. Finale tra Parma e Fiorentina. Linea velocemente agli amici di Casalotto per qualche minuto. Rientriamo con il finale di Genoa Inter tra poco. A soli 17 minuti di telecabina da gol sulla respinta, Sommer aveva respinto ma Messias l'ha ripresa, purtroppo la respinta proprio tra i piedi di Messias, e quindi il pareggio del Genoa al 95esimo, 2-2. Peccato, perché Sommer l'aveva intuita, però poi la palla va proprio a finire a Messias. Adesso vediamo l'ultimo minuto di recupero, più il recupero del recupero, perché arrivate al 98esimo, Genoa-Inter 2-2, con il Genoa che chiude in avanti. Siamo già un minuto e mezzo oltre i 6 dati dall'arbitro, con il Genoa che chiude in avanti, Michele. Calcio d'angolo per il Genoa dopo una punizione, Bissek un po' nel pallone dopo l'errore sul rigore. Batte Martin, palla al centro, pericolo, Turam che va a aiutare la difesa, Inter che non ha avuto l'opportunità di proiettarsi in avanti. Adesso c'è una mezza rissa qua tra la panchina del Genoa, che non si capisce però perché deve entrare in campo. Esattamente quello che si auguravano che non capitasse, no? Per dare un'immagine di tipo diverso, invece, insomma. E finisce qua la partita, quindi finisce 2-2 tra Genoa e Inter che ha
un po' buttato all'aria, una rimonta. Vogliamo dire che Thuram crea e Bissek distrugge. Ma devo dire anche Sommer. E anche Sommer nel primo tempo, però diciamo negli episodi finali con il vantaggio di Thuram, insomma. Peccato perché stava entrando Pavard per Bissek, però poi il gol dell'Inter ha fatto cambiare sostituzione, certo, quindi Aslani per Lautaro. E forse Pavard, però poi alla fine c'è Pavard, però a Madrid ha fatto l'errore, quindi quando uno deve sbagliare sbaglia. Non si può saltare così in area di rigore, Michele, scusami se te lo dico. Ah, secondo me tu salti di testa, ma salti col braccio largo, ma è normale che la palla ti va prima sul braccio e poi sulla secondo testa. Secondo me, Thomas, puoi saltare con le braccia perché per coordinarti, il problema è che però dopo la devi prendere ma con la testa. Esatto, me l'ha presa col braccio. Dai. Lui è saltato con la testa abbassata. Esatto, è quello che ti sto dicendo. È normale che ti va sulla mano la palla. Però è normale, se stai dai un attimo, se non ti fai prendere dalla foga, stai fermo, bravo, un attimo, anche bravo, perché non era nemmeno in pressione. No, ma era da solo. Quindi la palla passa, attraversa l'aria e lui mette testa e braccio così, non si salta così. Punto, dai. Non quella, si può, soprattutto terza, se sei alto 1,96. Esatto, certo. Comunque la terza partita dell'Inter di Inzaghi a Genova con il Genoa. Tre pareggi. 0-0, 1-1, 2-2. 2-2, scusa, sì. È una serie, una che sarà 3-3 l'anno prossimo. Si vede che Genova non porta bene all'Inter, però va bene. Ma devo però dire, ha sprecato tanto l'Inter, ha sprecato tanto... che causa del suo mal deve piangere, perché allora, sprecato tanto in avanti e regalato pure due gol. Cioè, però mi alla devi fine spiegare perché Lautaro ha giocato 85 bravo, minuti. Bravo, questo sono d'accordo ed con te. Era, ed è da 5, ma non merita neanche il voto, ci sono praticamente. Sottotono. Ma perché, no, ma Lautaro, c'avevi Taremi, potevi prima, giocare dai, in un altro giusto modo. Però Taremi anche viene da dovevi uscire, pure, no? Doveva uscire alla fine del primo tempo. Ci sono troppi giocatori sottotono. Ma non troppi. Me è una questione. Ho mai visto il Genoa, ma vogliamo far rivedere con tanto rispetto la formazione del Genoa. Ma ho detto che sono sottotono. No, ma l'Inter sottotono contro un Genoa devastato dal mercato, invece che rinforzato, certo, revastato, no, però posso non dire, può fare una cosa del genere. I vari Di Marco, i vari, insomma, sono giocatori, giocatori dell'Inter che anche nazionale hanno. No, la nazionale non c'entra, la nazionale non c'entra. No, ragazzi, come si era messa la partita, sono due punti buttati. È proprio quello che dici te, no? Sì, sono buttati via. Furia, quello che dicevi te, magari è una partita presa anche sotto gamba. Il Genova, che vanno via due giocatori importanti. E l'Inter magari no, ok, oggi io non dico può essere sotto gamba, facile, ma il problema, secondo me, ha delle colpe, secondo me, le principali sono quelle dell'allenatore. Allora, tra un attimo, che non dopo ha gestito il break, bene ci tufferemo ovviamente su Milan-Torino e Empoli-Monza, le gare di questa sera. Si chiudono con due pareggi le prime due partite del nuovo campionato, 2-2 a Marassi tra Genoa e Inter, 1-1 invece a Parma, tra Parma e Fiorentina, Mann e Biraghi, gli autori dei due gol al Tardini. Per completare il discorso Inter, che poi riapriremo dopo le 23, dopo il Milan, quando avremo in diretta Fonseca da San Siro, ma recupereremo ovviamente anche Inzaghi in diretta da Marassi. Facciamo gli up and down al volo, Michi, per sì, chiudere il discorso Inter, per poi tuffarci su Milan-Torino. Allora, Thuram migliore in campo per distacco, gli diamo un bel 8. Un bel 8, sì, dai, sì, anzi, dai, 8. Vale, oggi certo, è stato formidabile, certo, bravo. Ha giocato per 3, oltre alla doppietta ha giocato tutto l'attacco. Allora, poi devo dare a qua è un po' complicato. Allora, però Frattesi lo voglio premiare, Frattesi, sì, perché è entrato bene. E quindi do un bel 7 perché aveva poco tempo, ma è riuscito a capitalizzare il poco tempo che aveva, il poco tempo sì, che aveva, 7 per Frattesi. Assist anche sul gol. E poi, sì, e poi allora il terzo non è facile da trovare, eh. Il terzo, la difesa male alla fine. Barella, che alla fine è stato quello che si è dato molto da fare, diamo 6 e mezzo a Barella. Sì. 6 e mezzo a Barella. Il centrocampista sicuramente il più convincente, sì, oltre a Frattesi, sì, sì, che è entrato tra i tre centrocampisti titolari sicuramente. I sì, down, devo confermare purtroppo il 4 a Sommer. Il 4. Anche se ha parato il rigore.
Sì, no, cioè, ha parato il rigore. L'ha parato, però capito, però è che colpa sua. Se no, no, la parata del rigore è stata, è stata bella perché è riuscita a respingere con il piede. La respinta centrale. Cioè, magari no, non, sì, ma è sempre, ma è stato, ma ha fatto degli errori che potevano costare il rilancio che ha la palla. Era se Michele magari dal 4 voleva alzare la 5, non lo so. Cioè, so anch'io che ha giocato da insufficiente, insomma. Si è tuffato sulla destra, il rigore l'ha parato al centro, quindi è stato umiliato. Rigore 4 il difensore, cioè, non si può Sommer quindi 4. Confermi il 4, va poi bene. Bissek, che avevamo detto nel primo tempo 7 in attacco, 5 in difesa, media 6, scende a 5 con questa ingenuità. Anche di più, il rigore è una roba scandalosa, 4, vero? non puoi fare era una da cosa solo così, dai. Anche 1,96 se sei Borica. Il titolare chi lo fa? Sì, do 5. Gli do 5 e poi qua ce ne sono tanti. Ce ne sono tanti. Allora, Lautaro lo tolgo dei down perché avevano più preparazione Mkhitaryan e Çalhanoğlu, e quindi do 5,5 a Mkhitaryan, da cui non mi aspetto, stava benissimo, e invece sottotono per quanto riguarda la prestazione. Quindi 5,5 per Mkhitaryan, l'armeno. Poi ce ne sono altre di insufficienze, da Çalhanoğlu, ci torneremo ovviamente a parlare dell'Inter, con un giocatore che ha fatto una cosa soprattutto sei una squadra quadrata, sei passata in vantaggio, hai rimesso i 5 centrocampisti, la devi gestire, come ha detto anche Infatti Zaghi. Paradossalmente i tifosi del Torino ad esempio penso siano molto arrabbiati, credo, ma ci vincevi 2-0 fino al 90esimo, ma ci credo, ma il fatto stesso che Frattesi abbia confermato ancora una volta di essere lo spacca partite a favore dell'Inter ed eri passato in vantaggio, ma soprattutto un'altra cosa secondo me inconcepibile dell'Inter è Lautaro. Bene, lo vuoi provare dal ma io dopo 30 minuti, no, ma non solo trequartista in campo che per non ne 85 aveva più. Minuti però in quel momento sei 1-1 Furio, provi a vincerla. Inzaghi ha detto che lo rifarà, Inzaghi ha detto che rifarà più volte questa cosa delle tre punte, è riuscito a prendere un'ammonizione per farlo come si chiama, di frustrazione, perché gli d'accordo, ma Lautaro non è questo, evidentemente non è Lautaro. Se, quindi devi stare anche capito, però con Lautaro hai fatto il 2-1, senza Lautaro è arrivato il 2-2. Troviamo due frasettine di Inzaghi da riportare, Michi, perché ce n'è riportata prima una dicendo quando si prendono gol così le partite non si possono vincere. Questo mi sembra abbastanza poi parla indicativo. Parla anche di mercato quando gli sottolineano che non ci sono magari i Cuadrado, i Buchanan che saltano l'uomo. Dice sugli esterni non si può fare qualcosa di diverso. E lui dice abbiamo fatto determinate scelte sui quinti con Di Marco, Carlos Augusto, Dumfries e Darmian. Poi ci sarà Buchanan tra novembre e dicembre. Siamo a posto così. Noi stiamo guardando un elemento difensivo. Quindi la scelta sui quinti è di comune accordo con la società. Quindi l'Inter vuole Inzaghi 5 punte, queste 5 sono. Quegli esterni con Buchanan saranno 5, mentre in difesa cercano un altro. Tra l'altro Bastoni, sostituto di Bastoni, parla proprio del suo sostituto che deve arrivare, perché non dico a sorpresa, però Inzaghi ieri aveva usato un aggettivo che aveva sorpreso tanti, cioè serve un difensore importante. Siccome si sta valutando Thomas Palacios 2003, che non è Rodrigo Palacio, non è nemmeno Maldini, dice come mai l'ha definito importante Inzaghi. E oggi, dice Bastoni, la stagione è lunghissima, si gioca sempre, quindi servono due giocatori forti per ruolo e quindi un altro difensore serve. Non sappiamo neanche quando esattamente finiremo questa stagione col Mondiale per club. Cioè, anche i giocatori ormai sanno il gioco delle coppie. Ma Inzaghi sulla partita dice qualcosa? Come sì, sulla partita gli è piaciuta la squadra, ma dice che non si può vincere, come dicevo prima, con c'è rammarico e delusione. Hanno fatto una partita concentrata, ma abbiamo regalato due gol e quindi vincere così non è semplice. Abbiamo fatto un buon primo tempo, preso gol nel loro unico tiro in porta, poi abbiamo creato anche altro, nel secondo ho messo tre attaccanti, eravamo lenti ma abbiamo costruito. E poi soprattutto la fase clou, dice all'84esimo dovevamo essere lucidi, invece abbiamo sbagliato perché abbiamo concesso quel rigore del 2-2, bisognava portarlo a casa, siamo tutti arrabbiati, ma per lo spirito dei ragazzi sono soddisfatto, dobbiamo lavorare sui dettagli, speriamo di aver concesso i due gol tutti oggi. E poi spiega di quella cosa che vi dicevo di Pavard. Allora, la mancanza di lucidità, sono due gol difficili da concedere. Sul primo l'ha commentato di Sommer, eccetera. Sul secondo Bissek era stanco, lo stavo cambiando con Pavard. Poi però dopo il vantaggio, avevo l'ultimo cambio, ho scelto maggior gestione.
E quindi Aslani per Lautaro, dovevamo fare meglio, ma lavoriamo da poco assieme, complimenti al Genoa che ci ha creduto, sull'impegno dei ragazzi non ho niente da dire, ma dobbiamo lavorare sugli episodi. Beh, fondamentalmente è vero, cioè l'Inter vero. Pareggia Genova perché Bissek fa una castroneria. E anche Sommer sul primo gol. No, sì, Sommer è grave, sì, l'errore. È grave, sono d'accordo, è una papera per me, però alla fine bene o male l'avevi portata a casa, sì, pur sì. Con la papera di Sommer, lì è l'errore di gioventù di un ragazzo. Che secondo me paga appunto l'inesperienza, sì, sì. Perché altrimenti l'Inter avrebbe vinto 2-1 voi senza problemi. Parlate sempre degli episodi, però la partita ormai dura 100 minuti. Sì. 100 minuti non sono 100, certo. 100 episodi, no? Gli episodi possono essere 2, 3, 4. Quindi la gestione della partita, secondo me, deve essere globale. Che cosa voglio dire? Voglio dire che comunque quando si presentano le formazioni, già commenti le formazioni. È più forte, meno forte, ha recuperato questo, ha recuperato quest'altro. Sia l'Inter che il Milan questa sera si sono trovati di fronte due avversari che da un punto di vista tecnico e di proprio a livello di uomini vincere, certo, erano nettamente inferiori. Nettamente sono due storie diverse le due partite. È vero, però il risultato è lo stesso. Certo. I numeri, come diceva Bosco, non dicono mai le due cosa, bagie. Furio, l'ultima cosa, risposto anche alla tua domanda, per chiudere con Inzaghi, perché quando ha scelto di mettere, si diceva, è stato strano che ha lasciato Lautaro per fare il tridente, erano 1-1, e lui risponde che dice che anche a Udine ha fatto la mediana con Frattesi-Barella, che Mkhitaryan era ammonito, quindi sulla sostituzione ero in dubbio, invece ha pesato l'ammonizione, mentre Chala aveva speso tanto, ma è una soluzione che riproporrò anche in futuro, perché dice ha un ottimo parco attaccanti, quindi lui con Thuram, Taremi, Lautaro, ma anche Arnautovic e Correa, spesso quando l'Inter deve segnare schiererà le tre punte, l'anno scorso era naturale Sanchez e due punte. Mentre adesso non c'è il vero trequartista, ma evidentemente Lautaro può arretrare. Oggi ha arretrato Lautaro, ma non è una cosa nuova. Lautaro comunque di oggi è un altro, se non è in forma, non è in forma neanche tantomeno da trequartista. Comunque, no, forma da un punto di vista però fisico. Il pallone buono te lo può sempre sì, mettere. Ma l'unico attaccante in forma in questo momento è Thuram. No, oggi Thuram ha fatto un partitone. Oggi non dico Genoa-Thuram 2-2, ma poco ci manca. Comunque è stato assolutamente... le occasioni più grosse... extra gol dell'Inter l'ha fatto Thuram, Golini ha fatto due grandi parate su due giocate di Thuram. Poi appunto, è in forma, lo vedi anche nella corsa. Gran partita Thuram. Quando dà il pallone Thuram. In profondità, cioè arriva a prendertelo. Sì, no, sta bene fisicamente. Quindi sta bene fisicamente, questo è una cosa. Ha messo due settimane, è tornato abbastanza bene. Tu, allora, anche se tu avessi tolto, non dici, ma non ho un'alternativa a Lautaro, gli metti Thuram, e come sottopunta Çalhanoğlu che magari... Ma ha detto che ha visto Çalhanoğlu stanco e Lautaro invece, secondo me, anche il carisma di Lautaro non lo voleva togliere. Lautaro spesso quando l'Inter non vince, ma adesso non è esce. Vero, Çalhanoğlu era stanco, ma Lautaro stava peggio di Çalhanoğlu. Sì, sì. Però ripeto, a livello di leadership, Lautaro c'è la 2-2 dell'Inter, ma col Genoa, ha ragione Marcello, è imprevedibile. Molto imprevedibile. Perché tu comunque, sì, perché le occasioni che ha creato l'Inter sono state nettamente superiori, no? Cioè ha fatto la partita, è stato imprevedibile quel fallo di mano, sarà ingenuo quello che non vuoi, ma la notizia ma di non oggi, devi arrivare lì. La notizia di oggi è un'altra. Dillo, la dai, dillo. Di oggi, prima dillo. Giornata. Allora, sai già, vedi cosa dillo, perché tu anche l'anno scorso è successo mille volte sporca. Che il Bar ci ha dato i rigori contro. Tu sai che la coscienza sporca. Ma anche l'anno scorso ci sono stati tre VAR a gennaio. Ma perché ti conosco? È che alla prima di campionato, la prima di campionato è stato dato un rigore col VAR all'incontro. Ci mancava solo che non davano quel rigore lì. Marci, non potevano non darlo. L'anno scorso sono stati dati tre rigori a gennaio contro l'Inter. Se vuoi, ma tu gli rispondi anche. No, se ti vuoi, sto allora giro. Ti posso dire che il 2-1 dell'Inter è arrivato col VAR. Sembrava fuori gioco netto, invece non lo era. Il problema era che la gestione, ancora una volta, la gestione dei giocatori, anche perché hai a disposizione la bellezza di 5 cambi. Sì, quindi, ma l'ha fatti anche Oli, fa sempre. Benissimo, ci mancherebbe. Però non è che devi aspettare tutte le volte il 60esimo. Sì, poteva fare un po' prima qualcuno. Un po' prima. Sì, io ti dico che, secondo me, i due allenatori, Fonseca e Inzaghi,
sono i principali colpevoli, sì, imputati, no, di due partite. Inzaghi non puoi dire che è colpevole, no, uno che prende due gol con due papere. Certo. O papera del difensore e papera del portiere, è colpa dell'allenatore. E perché, scusa, Fonseca come li ha presi? No, Fonseca poi? Oggi io non so più se il Milan giocherà come ha iniziato oggi. Secondo me non giocherà mai più. Ma così. Il, no, ma se tu la metti cambia su, tutto il centrocampo. Se tu la metti sui gol presi, no, anche capito, il Milan ma il ha preso... Milan tatticamente oggi ha fatto una scelta molto, diciamo, coraggiosa, che sfocia nel presuntuoso. Secondo me non la fa più, mentre l'Inter di oggi è l'Inter che vedremo tutto l'anno e deve evitare gli errori dei singoli. Il problema è che Fonseca... Oggi il Milan ha fatto la difesa 1, c'era Tomori e Maignan e basta, Fonseca, gli altri non c'era. Ma Fonseca verrà sicuramente chiamato a rapporto, non certo sarà, cadrà per Inzaghi, però ti ripeto, il Genoa era una squadra in fase di demolizione. Per chiuderla con una battuta, oggi sia Inzaghi che Fonseca hanno sentito la conferenza di Conte, che diciamo gli è dispiaciuto così tanto delle sue parole che hanno voluto dargli adesso una spinta, perché... Conte è fuori da questo bailame, perché Conte vive in un mondo tutto. Ma tu l'hai sentita, Marcello, la conferenza di Conte? Sì, l'ho sentita. Mamma mia, ma proprio secondo me se qualche giocatore del Napoli era così, sì. Non lo so, direi trovato qualcosa di sorprendente, una cosa di sorprendente in positivo, neanche una cosa ha trovato in sorprendente in positivo. Ma perché lui si sta creando già l'alibi per l'annata, lui ce ne sta già creando. Però è stato, posso dire, pesante, cioè veramente, 0-0, ancora inizia la prima giornata, tutto male. Mi sembrava uno che vede veramente proprio io nero. Io ti dico, se fossero stati al turno preliminare di Coppa Italia, decimi, l'intero Milan, avessero passato il turno con i rigori contro il Modena, sarebbe successo un casino mondiale. Guarda.